indubbio che forse oggi l'utilizzo della tecnologia per i vantaggi che ti può dare nella capacità di gestire il contesto mutevole è ancora a un livello di penetrazione probabilmente basso rispetto alle potenzialità che potrebbe dare, rispetto anche alla penetrazione che vediamo su altre industrie. Vista la velocità con cui la tecnologia oggi va avanti, è bilanciare costantemente in buy versus build. Quindi che cosa io mi faccio internamente, che cosa compro sul mercato, che cosa è già una commodity anche da un punto di vista di advanced analytics, che cosa sta emergendo e devo testare, che cosa invece nella mia go-to-market strategy è chiave e quindi penso che crearmelo mi possa dare un vantaggio competitivo. Fondamentalmente, da un punto di vista di analisi dei dati, non c'è una ricetta che i più grandi hanno più dati e i più piccoli ne hanno meno. Questo dipende un po' dall'inclinazione degli imprenditori, perché questa è la grande verità. Ma se basta dire che oggi con pochi dati poco puoi fare, e quindi è molto importante avere la base dei dati, lo stiamo capendo. La parte disruptive, o meglio la sfida, io direi, è proprio quella di portare, no, per chi come noi è un'azienda che sia una componente commerciale ma una fortissima componente produttiva interamente basata sul territorio e che si appoggia, no, a una rete, a una vastissima rete di imprese medio-piccole, è quello di portare questa filiera verso il futuro e quindi di preservare quello che è l'heritage, no, dell'artigianato, del saper fare attraverso il futuro, renderlo sostenibile da un punto di vista chiaramente ambientale ma anche da un punto di vista, no, della longevità. E questo...